Inaugurata a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi, la rassegna di arte contemporanea Art in Act 006. Oltre 80 le opere esposte dei 13 partecipanti al Premio Internazionale GAEM, Giovani Artisti e Mosaico di Ravenna, e dei 4 artisti selezionati per le sezioni speciali, Dusciana Bravura, Matilda Tracevska, Sara Vasini e Bruno Zenobio. La grande novità è la collaborazione con l'eccellente MAR, Museo d'Arte Contemporanea di Ravenna, per contribuire a quello che è un format creato da loro, il premio GAEM, Giovani Artisti del Mosaico, che promuove l'arte del mosaico e i giovani artisti appunto che si confrontano con questa arte ancestrale. Il GAEM qui in Villa Paris per l'Art in Act 006 viene affiancato da delle monografiche di due artisti davvero interessanti, affermati nel mondo dell'arte contemporanea come Dusciana Bravura e Bruno Zenobio. La mostra, che è organizzata dalla Fondazione Cingoli in collaborazione con il Museo d'Arte della città di Ravenna, il MAR, e il Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico, chiuderà i battenti il prossimo 31 ottobre. Io credo, insieme a Daniele Torcellini, che è il nostro co-curatore, che è il mio co-curatore, credo che attualmente, negli ultimi anni, il mosaico abbia raggiunto una importanza, diciamo una visibilità, per meglio dire, nel panorama dell'arte contemporanea che non ha mai avuto. Questo perché si è anche aperto a sperimentazioni, a contaminazioni, che gli hanno permesso di superare quello che è il mosaico tradizionale, pur ovviamente meraviglioso, che è frutto di ricerca in tante epoche, e anche ovviamente legato agli edifici religiosi, legato all'architettura. Il mosaico si è staccato da un abbraccio troppo stretto e si esprime nel panorama dell'arte contemporanea attraverso delle installazioni, attraverso delle opere che rispettano la sintassi del mosaico, ma non necessariamente la grammatica o i materiali tradizionali. Gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione con l'Istituto d'Arte di Castelli e la locale amministrazione comunale per un concorso incentrato sui giovani artisti ceramisti. Il prossimo anno abbiamo intenzione di dare spazio, voce, di essere vetrina dell'eccellenza territoriale di Castelli, della sua tradizione ceramica,